Ho capito, sì, sì. Un attimo di attenzione, per cortesia, vorremmo pregarvi di essere sintetici nelle domande e nelle osservazioni. Il nostro ospite di stasera è Pierpaolo Pasolini. Ora vedremo una breve scheda sull'attività cinematografica del regista e una sintesi filmata del suo ultimo film. Più indietro, più alla tua destra! Pierpaolo Pasolini è nato a Bologna nel 1922. Dopo un'intensa attività di poeta e romanziere, si avvicina al cinema come soggettista e sceneggiatore. Ha collaborato, tra l'altro, a Le notti di Cabiria, Morte di un amico, La notte brava, La giornata balorda. Esordisce nella regia nel 1961 con Accattone, un film ambientato nelle borgate romane. Anche il suo secondo film, Mamma Roma, interpretato da Anna Magnani, descrive il mondo del sottoproletariato e dei ragazzi di vita. Nel 63 dirige La rabbia, prima parte di un film di montaggio, un episodio di Rogo Pug intitolato La ricotta e un film inchiesta, Comizi d'amore. Continuando ad alternare l'attività letteraria con quella cinematografica, Pasolini realizza nel 64 Il Vangelo secondo Matteo, un'affettuosa interpretazione del testo evangelico e della figura del Cristo. Con Uccellacci e uccellini, girato nel 66 e interpretato da Totò, Pasolini tenta nuove forme espressive per raccontare in chiave favolistica la crisi ideologica che in quegli anni ha investito soprattutto gli intellettuali di sinistra. Nell'anno successivo dirige Edipo Re, dall'omonima tragedia di Sofocle. Nel 68, con Teorema, Pasolini torna ad affrontare direttamente un tema moderno, il fallimento dei valori e delle illusioni borghesi. L'attività cinematografica di Pasolini negli ultimi tempi si fa sempre più intensa. Nel 69 infatti dirige Porcile, un'altra allegoria sulla moderna situazione umana, e ispirandosi ancora alla grande tragedia greca, Medea. Aspettatemi qui. Caro zio, sono venuto a riprendermi il mio regno. Te lo restituirò, ma anche tu dovrai concedermi qualche cosa. Per il bene comune. Che cosa intendi dire? Esiste un segno della perennità, del potere e dell'ordine. Questo segno è la pelle d'oro di un caprone divino. Essa si trova in una terra lontana, oltre il mare, dove nessuno è mai stato. Se tu porterai nella nostra città quella pelle d'oro, io te lo restituirò, il tuo regno. Il più recente film di Pasolini si compone di due parti. Nella prima, il regista descrive l'incontro tra Medea e Giasone, il comandante degli Argonauti che cerca di rubare il vello d'oro. La donna innamorata di Giasone lo aiuta nell'impresa, tradendo la sua gente e assassinando il proprio fratello. Poi lo segue nel suo ritorno in patria. Thank you.
La seconda parte si svolge a Corinto 10 anni dopo. Medea è stata abbandonata con i due figli da Giasone, che sta per sposare la figlia del re Creonte. La donna, appellandosi ad oscure forze soprannaturali, si vendica, provocando la morte della promessa sposa e di Creonte. Quindi, per colpire ancora Giasone nei suoi affetti più cari, uccide i due figli e dà fuoco alla città. Perché cerchi di passare attraverso il fuoco? Non potrai farlo! È inutile tentare! Se vuoi parlarmi, puoi farlo, ma senza avermi vicino né toccarmi! Che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? Non soffri anche tu come me ora! Purché tu non erida, io voglio soffrire! Ma questo stesso Dio ti condannerà, basta! Sì, basta, e che cosa vuoi da me? Lasciami seppellire i figli e piangerli! Tu! Torna piuttosto a seppellire la tua sposa! Sì, ci andrò, ma senza i miei due bambini! Ora il tuo pianto non è niente! Te ne accorgerai nella tua vecchiaia! Per il tuo caro Dio ti scongiuro! Lasciami accarezzare ancora una volta quei poveri corpi innocenti! No! Non insistere ancora! È inutile! Niente più possibile ormai! Pasolini e il pubblico. In un incontro tra Pasolini e il pubblico, mi pare che sia bene cominciare proprio dal chiedere a Pasolini un parere sul pubblico. Mi ricordo che, presentando Porcile, lei aveva espresso delle perplessità sul pubblico a cui poteva dirigersi o sulle reazioni che poteva avere un certo tipo di pubblico a questo film. Cioè aveva parlato di perplessità riguardo all'accettazione di questo film da parte dello spettatore medio, di un tipo di pubblico medio, così. Vorrei chiederle a quale pubblico pensa di rivolgersi con i suoi film. Beh, la questione sta in questi termini. I primi miei film, da Cattone al Vangelo secondo Matteo, La ricotta e di Porè, li ho fatti sotto il segno di Gramsci. E infatti quei primi film mi sono illuso di fare opere nazional popolari nel senso gramsciano della parola e quindi da ciò consegue che pensavo di rivolgermi al popolo come classe sociale ben differenziata dalla borghesia, almeno in modo ideale naturalmente, così come l'aveva conosciuto Gramsci e come io stesso l'avevo conosciuto da giovane, almeno compresi tutti gli anni 50. Cioè gli anni anche della sua attività di narratore. Certo. È successa poi quella che si chiama la crisi, in certo senso positiva, della società italiana, cioè il passaggio dell'Italia da un'epoca a carattere ancora in parte agrario e artigianale, comunque paleocapitalistico, a una nuova epoca, quella del benessere, il neocapitalismo. E quindi con la trasformazione in un certo senso radicale, per quanto fulminea, della società italiana. Il trasformarsi cioè di questo popolo idealizzato da Gramsci e da me giovane in qualcos'altro, in quello che i sociologi chiamano massa. Ma a questo punto io mi sono in un certo senso rifiutato, non programmaticamente, non a prioristicamente, ma in seguito alle prime esperienze, di fare dei prodotti che siano consumabili da questa massa. E quindi ho fatto dei film d'élite, e quindi apparentemente antidemocratici, aristocratici, mentre in realtà, essendo film prodotti in polemica contro la cultura di massa, che è tirannica, che è antidemocratica per eccellenza, in realtà secondo me sono un atto, per quanto forse inutile, per quanto idealistico, di democrazia. Allora adesso possiamo provare a passare all'argomento dell'ultimo suo film, a Medea. Sono pronto. Sentiamo a questo proposito il pubblico. Chi vuole intervenire sull'ultimo film? Giovanni Ferrara, un professore di storia antica. Vorrei chiedere questo. Lei ha collocato Edipo Re e Medea in due momenti diversi, nettamente diversi.
Ecco, quando io ho visto Edipo Re sono rimasto perplesso, va bene, questo non ha importanza, ma tutto sommato mi era sembrato di aver capito, per quanto potevo, il senso di questo film. Invece quando ho visto Medea mi sono chiesto perché lei avesse fatto Medea. Ovviamente per me Medea significa, immediatamente significa Euripide, no? Mentre Edipo, ripeto, ha quella sua possibilità di soluzione immediata in termini moderni, Medea mi sembrava che non ponesse questo tipo di problemi. In ogni caso, se vedendo il film non sono riuscito esattamente a capire, ecco, qual è la chiave moderna, cioè per lei che senso ha la tragedia Medea. Ma prima di tutto penso che non sia assolutamente necessario che questa chiave moderna ci sia, cioè è una specie di presupposto che noi pubblico abbiamo quando andiamo a vedere un film. Comunque c'è, ed è in qualche modo altrettanto attuale, anzi molto probabilmente molto di più che per l'Edipo. Tra parentesi le dirò che non soltanto io non vedo differenza tra l'Edipo e Medea, ma non vedo differenza nemmeno tra Catone e Medea, e nemmeno molta differenza tra il Vangelo e Medea, cioè praticamente un autore fa sempre lo stesso film per almeno un lungo periodo della sua vita, come uno scrittore scrive sempre la stessa poesia. Si tratta di varianti anche profonde di uno stesso tema. Il tema, come sempre nei miei film, è una specie di rapporto ideale e sempre irrisolto tra mondo povero e plebeo, diciamo sottoproletario, e mondo colto, borghese, storico. Questa volta ho affrontato direttamente, esplicitamente questo tema. Medea è l'eroina di un mondo sottoproletario, arcaico, religioso. Cesone invece è l'eroe di un mondo razionale, laico, moderno. E il loro amore rappresenta il conflitto tra questi due mondi. Dunque, Anna Maria Pisani, studentessa di lettere. E nel suo ultimo film, Medea, appunto, ho visto che la morte di Creonte, della figlia, promessa sposa di Gesone, è stata ripetuta due volte con due soluzioni diverse. Ora vorrei sapere da lei se questo è, diciamo, un po' un ossequio, un certo tipo di moda ora ricorrente nel cinema, e quindi in questo caso potrebbe anche essere il rifiuto di una scelta, oppure se per lei ha proprio un preciso significato nel contesto del film. In senso, diciamo così, secondo, lei ha detto una cosa esatta, cioè do due interpretazioni, cioè il destino si ripete due volte, riaccade allo stesso modo, soltanto che la prima volta è un sogno, è una visione di Medea, la seconda volta è la realtà. Come dicevo prima rispondendo alla prima domanda, Medea viene da un mondo arcaico, religioso, in cui si fanno ancora dei sacrifici umani, quindi preistorico. Passa 10 anni a Corinto in seno a una civiltà molto evoluta, una civiltà opulenta, ma e questi 10 anni l'hanno resa, l'hanno levigata, l'hanno fatta acquisire certi aspetti esteriori di una donna moderna ed elegante. Nel suo fondo però è incancellabile la sua origine, e questa sua origine viene fuori, esplode in questa visione in cui immagina di vendicarsi crudelmente e violentemente, come nel suo carattere di barbara, attraverso un'opera di magia. E quindi sogna il mito di Euripide. Sogna quello che succede proprio nella tragedia di Euripide, cioè di mandare dei vestiti magici a Glauce. Glauce indossa questi vestiti magici e brucia e muore. E così si compie la vendetta di Medea barbara. Poi Medea si risveglia e ritorna nel mondo della realtà. Se non che piano piano le cose si mettono in modo che quello che lei ha sognato si ripete nella realtà. Ma questa volta la morte, il riaccadimento cioè del destino, la morte di Glauce, non avviene più per ragioni mitiche e magiche, ma avviene per ragioni psicologiche, perché nel mondo moderno quello che conta sono ragioni psicologiche, razionalmente determinabili. Fatto sta però che ciò che Medea ha sognato si riaccade. Questo cosa vuol significare? È una mia vecchia polemica contro la civiltà, diciamo così, borghese e razionale. Voglio dire con questo che è la ragione il centro della civiltà borghese, piccolo borghese, mentre tutto ciò che è irrazionale, per esempio l'arte, contesta questa ragione borghese.
cioè il potere si fonda sempre sulla ragione. E allora in un certo senso in Medea ho voluto dimostrare, in modo assolutamente favoloso e mitico e narrativo, ho voluto dimostrare proprio questo, la violenza incancellabile dell'irrazionalità. Antonio Ghirelli, giornalista sportivo. Lei ha fatto un discorso che è molto interessante, almeno per noi della nostra generazione, questo discorso della frattura tra l'Italia degli anni 50 e l'abbandono, diciamo, del realismo socialista, o perlomeno dell'arte nazionale popolare. Nel quadro di questa sua conversione all'arte provocatoria, diciamo, e in che modo le vede il recupero delle masse da sottrarre alla civiltà dei consumi? Cioè è chiaro che nella misura in cui lei usa un'arte provocatoria, un'arte apparentemente di elite, io sono d'accordo con lei che nella sostanza invece è democratico, perlomeno è antidemocratica, in che misura però lei pensa, lei poeta, di stabilire il contatto con queste masse? Ma rileverei anzitutto due piccole inesattezze nella sua domanda, cioè l'aver identificato il realismo socialista con l'idea gramsciana di nazionale popolare. Sì, è chiaro che ho generalizzato. Assolutamente, scindere le due cose, perché il realismo socialista è stata una cosa orrenda del periodo staliniano, sì, su cui non c'è nulla da salvare. Sì. Invece l'idea nazionale popolare di Gramsci è un'idea lecita, valevole, storicamente molto importante. E poi un'altra piccola precisazione sul fatto che la mia ultima produzione voglia essere provocatoria. No, non vuole essere provocatoria, perché la provocazione come tale è quasi sempre soltanto formale. Nel momento in cui interviene il contenuto, il sentimento, la provocazione non è più provocazione, semmai diciamo nel senso quasi evangelico della parola, oppure nel senso linguistico della parola, è scandalo semmai, ma non provocazione. Io sì, credo che in qualche modo posso arrivare a degli spettatori che pur non essendo massa, perché la massa di per sé, per definizione, è antidemocratica, è alienante, è alienata e alienante, tuttavia si può in qualche modo arrivare attraverso il decentramento. Questo è molto idealistico, lo so bene, ma d'altra parte uno scrittore non può non esserlo. Il decentramento che, secondo me, è il problema fondamentale della civiltà di oggi. Il bisogno delle autogestioni, sì, che si incombe su tutto il mondo, che... E quindi anche l'arte in qualche modo può arrivare attraverso una serie infinita di decentramenti. Questo lo dico in linea teorica e idealistica, però mi sembra questa l'unica via possibile. C'è anche un decentramento cinematografico, però. Sì, occorrerebbero dei canali di distribuzione cinematografica che attuassero proprio questo decentramento. Sì. Cioè proprio canali diversi da quelli... Un tipo di produzione, un tipo di distribuzione diversi. Andrea Frendres, studente. A questo proposito vorrei dire, come mai lei che afferma di volersi contrapporre ad una cultura di massa, poi usa dei sistemi, delle strutture che sono tipiche di un'industria culturale? Cioè, come mai usa un sistema di produzione cinematografico classico, cioè commerciale, diciamo? Beh, mi sembra questa, una contraddizione. L'alternativa a questa che cos'è? Il suicidio? No. Il suicidio intellettuale. Quello che nel, diciamo così, in una specie di ambito castrista e guevarista sarebbe il suicidio dell'intellettuale, che è una teoria degna di rispetto, ma che in qualche modo è terroristica, ricattatoria, e che non accetterò mai. Quindi sono posto di fronte all'alternativa di fare del cinema usando delle odierne strutture, di quello che c'è, dei produttori che ci sono, del mondo capitalistico in cui vivo, oppure non farlo. Tra le due cose preferisco farlo e misurarmi, può darsi che io sia sconfitto, comunque è una specie di braccio di ferro che succede, cioè io strumentalizzo la produzione che c'è strumentalizza me, vediamo un po', facciamo questo braccio di ferro e vedremo un po' di chi sarà la vittoria finale. Lorenzo Scheggi, giornalista sindacale, lei ha detto all'inizio che non c'ha speranza di riuscire a dialogare con la massa, no? E quindi si rivolge all'elite. Non crede che questo giudizio, anche alla luce dei recenti avvenimenti sociali, sindacali e politici degli ultimi anni in Italia, debba essere rivisto, nel senso che all'interno di una massa indiscriminata stia emergendo in maniera molto precisa e chiara, chiamiamolo il movimento operaio, la classe operaia, in senso molto più preciso, la quale forse meriterebbe anche il contributo delle sue opere per migliorare la propria condizione culturale, sociale e politica? Guarda, rispondo alla sua domanda con due parole soltanto. Lei ha frainteso quando io ho parlato di elite.
Del parte ha detto ben chiaramente che è un'operazione apparentemente aristocratica, mentre in realtà è un atto di democrazia, perché io è proprio a questa elite che mi voglio rivolgere, mica all'elite classica. Sarei un pazzo se dicessi una cosa di questo genere. Sì, ma quindi lei si tratta di un equivoco. Lei quando siccome la parola elite è una parola usata, ormai impiegata da molti decenni in un certo senso, e non ce n'è un'altra per sostituirla, l'equivoco è nato un equivoco verbale è nato dalla parola elite. Io non intendo, quando dico faccio di film per elite, parlare dell'elite classica, cioè dell'elite dei privilegiati detentori del potere e quindi della cultura, niente affatto. Io dico per elite, ma l'elite la cerco là dove la trovo, posso benissimo trovarla appunto in queste minoranze operaie avanzate. Il suo interlocutore era il metalmeccanico di Torino, certo, facendo metà. Certo, io quando parlo di elite intendo un nuovo tipo di elite, evidentemente l'elite che è quel decentramento di cui parlavo rispondendo a Ghirelli, e che è quindi un fatto estremamente democratico e che va a ricercare questo, e che si decentra quindi dappertutto a qualsiasi livello. Noi non siamo elite, allora risulta. Voi siete l'elite classica, perché non vedo qui nessun operaio e nessun analfabeta, per esempio. Lei compreso. Ma pensa che Medea possa essere percepito da questa elite di cui parlava? Certo, ecco. Con difficoltà, perché naturalmente io richiedo allo spettatore tanta attenzione, quant'è la fatica che ho fatto a fare il film. Cioè non voglio presupporre uno spettatore distratto. Se è distratto, peggio per lui. Se lei mi permette un'osservazione. La prima parte del suo film, questo lo dico da spettatore, sì, da giornalista diciamo sportivo, completamente fuori dal discorso. La prima parte del suo film è splendida. Cioè mi pare che lei sia perfettamente in sincronia con il mondo arcaico, e lo abbiamo visto in tutti i suoi film, e che invece quando aborda questa realtà psicologica, razionale, laica, sia, se lei me lo consente, fazioso, e che va benissimo, intendiamoci, ma voglio spiegare le nostre obiezioni, sia fazioso e quindi oscuro. In parte sono d'accordo, quindi mi levo rapidamente di mezzo il punto in cui sono d'accordo con lei. È chiaro che quando io descrivo un mondo popolare, comunque esso sia, sono più ispirato. Esatto. Non so per quale ragione. Ragioni forse anche spurie, non lo so, ma comunque questa è una realtà. Quando invece descrivo il mondo borghese, trovo sempre delle difficoltà. Ecco, questo l'avevo messo anche prima, quando dicevo che per me rappresentare un mondo psicologico moderno è sempre difficile. Per una specie appunto di inimicizia quasi fisiologica che ho per questo mondo. E anche per questo il ricorso al mito? Può essere anche per evitare in parte questa difficoltà? Il ritorno proprio al mito, no, in parte, è lo stesso fenomeno, ricorro al mito da un'altra parte. Sì, ecco. Ho capito, beh certo, sì, è sì. Proprio per prenderla in costume. Ecco, certo, sì, 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 questo è vero. Francesco Casorati, professore di latino e greco al liceo classico. Qui siamo un pubblico in complesso abbastanza colto e in grado, dovrebbe essere, di capire quanto lei dice. Viceversa, siamo, quanto lei dice nel suo film, siamo qui tutti quanti a chiedere a lei una spiegazione di questo film per vedere i significati reconditi, molto reconditi, che esso ha. Ora, a me pare che un film che per essere capito anche da un pubblico che non sia culturalmente poco elevato abbia bisogno di dettagliate spiegazioni del regista e dell'autore, diciamo, sia un film fondamentalmente sbagliato o quantomeno inutile. Beh, che sia inutile me lo auguro, perché i canoni per misurare un'opera che vuole essere di poesia non sono certamente quelle dell'utilità e di inutilità. Sbagliato forse, questo glielo posso concedere, perché c'è. Però mi sembra che sia sbagliata invece la prima parte della sua domanda. Io sono qui a rispondere a delle persone che pretendono di fare insieme con me un'esegesi critica del film, che come di qualsiasi opera d'arte tira sempre fuori strati, origini, matrici, radici, collegamenti, analogie che non appaiono mai alla prima lettura. Lei sa benissimo che ogni opera d'arte se abbiamo due livelli di lettura. Uno è quello di cui parlava Ghirelli. Allora cosa vuole? Vuole spiegare quel sacrificio umano? Che vuole spiegare lì? Se uno prova una profonda emozione, quella che dicevo prima, nel vedere queste cose, nel ricollegarle ai riti della Pasqua, eccetera, eccetera, seppure senza volerlo, sei emozionato, benissimo. Questo è il livello emotivo che va bene, che è uguale per tutti praticamente, perché ognuno di noi diventa ingenuo quando va a vedere un film. Poi c'è l'altro livello, che è quello critico, è a questo livello che noi stiamo parlando adesso. E questa stessa cosa che le dice a me, le può dirla per qualsiasi opera d'arte.
Anche quella apparentemente più semplice, I Promessi Sposi di Manzoni, per esempio, viene data come esempio di semplicità. Tutti la capiscono, la storia di Renzo e Lucia, eppure se ci mettiamo a discutere vedrà che un po' di problemi saltano fuori. Quindi adesso noi stiamo facendo la lettura di secondo grado, che a me importa relativamente, mi importa perché sono un uomo di cultura, oltre che uno creatore, insomma, uno che vuole essere poeta, sono un uomo di cultura e quindi ragiono con voi di problemi di cultura. Ma è il secondo grado di lettura del film questo. Ma lei stesso diceva che anche quell'operaio... Certo, lo capisci, nel senso che diciamo prima, in quel senso puramente emotivo. Quella prima lettura, nel senso emotivo, nel senso dell'acquisizione, dell'assimilazione dell'opera. Sì, ma questo aveva bisogno di molta attenzione, non doveva essere distratto, doveva essere particolarmente... No, sia tranquillo che un operaio, almeno a un certo livello di interesse, uno stupido, no? Perché la stupidità è comune da tutti gli strati sociali, però un operaio intelligente che va, stia tranquillo che sta attento. Io vorrei capire che cosa c'è di comune tra il mondo operaio, soprattutto delle avanguardie operaie oggi, e cioè il mondo in cui vivono giorno per giorno di lotta, e il mondo in cui lei ha inserito Medea, il mondo in cui tutto il film di Medea si svolge, in cui secondo me prevale la dimensione individuale, psicanalitica, su quella sociale, di classe, che invece è la realtà in cui giorno per giorno le avanguardie operaie si trovano a vivere e a lottare. Per esempio, anche tutta la problematica delle civiltà primitive, che è messa così in risalto, e non ha ben poco di comune con una realtà popolare, perché primitivo non significa popolare, soprattutto non significa operaio. Io faccio una distinzione. Ho capito benissimo, no? Signora, ma il terzo mondo lei dove lo mette? Ma lei capisce che 2 miliardi su 3 miliardi di abitanti della Terra, almeno 2 miliardi, cioè due allora terzi, appartengono al terzo mondo. È rivolto alla popolazione del terzo certo, mondo, non alle nostre perché, avanguardie operaie. Certo, che ma non è rivolto, parla del terzo mondo, poi si rivolge alle persone intelligenti. Ora io escludo che un operaio sia un operaio all'avanguardia se non implica nei propri problemi i problemi del terzo mondo. Guardi il movimento negro degli Stati Uniti, guardi Cuba, guardi l'America Latina, eccetera, eccetera. Le pare possibile fare una scissione simile? No. No, non è possibile. Però... Allora è chiaro che se nessuno ne parla di questi problemi qui, però, è un problema di conoscenza. C'è un sentimento del popolo, un sentimento che riassume tutto. Io non si opinano che presenti personaggio per personaggio con i suoi problemi, col fatto che deve arare il campo, con i suoi problemi sociali, economici, sono quelli. C'è un sentimento popolare che mi ha fatto fare, secondo me, se qualcuno mi chiedesse di dare per un'antologia di 20-30 registi italiani il pezzo mio più buono, io darei la prima parte di Medea, dove è protagonista il popolo, e dove è protagonista il sentimento del popolo. Il popolo però non operaio, evidentemente, il popolo contadino, il popolo pre-industriale, e il popolo cioè del terzo mondo. Purtroppo il tempo ci costringe a concludere questo nostro dibattito. Ringraziamo il pubblico, ringraziamo soprattutto Pasolini per aver validamente contribuito alla lettura di secondo livello, come lui stesso ha amato definirla, del suo film.